Prima puntata di Profiles direttamente dalla sede della Prorecco in compagnia di, ragazzi, l'uomo dei mille soprannomi, l'uomo dalle mille passioni, Stefano Luongo. Benvenuto. Grazie Gaia. Lo so che non vedevi l'ora. Non vedevo l'ora, tremavo l'idea di... avevo quasi l'ansia da prestazione, però eccomi qua, finalmente rompiamo il ghiaccio. Certo, tanto nella tua vita effettivamente non hai vissuto situazioni di ansia maggiore, quindi no, quindi per me è proprio posso, la prima. Posso capirti. Grazie per essere qui, per averci dedicato il tuo tempo, visto i mille allenamenti comunque che hai. Ti prometto che andrai a casa a riposarti prima del secondo allenamento della giornata, non ti preoccupare. Va bene, mi fido di te, vedremo. Io ti ho dato dei compiti a casa, perché ragazzi, l'obiettivo di questi incontri sarà cercare di farvi scoprire meglio i nostri campioni, i vostri idoli. Io ti ho dato un compito, vediamo, l'hai portato a termine? Sì. E mi ha dovuto portare degli oggetti che lo identificano. Quattro. Quattro pure. Ragazzi, che bravo. Bravo. Stupiscimi. Io non li ho ancora visti, quindi vai. Parto col primo, a caso? A caso, vai. Allora, il primo... Questo. Diciamo che questo rappresenta un po' una delle mie passioni, che è la musica. Belle, cuffie, comunque, ottima bella, scelta, Bella esteticamente, ma bella soprattutto, si sente bene. Sembra che sto no pubblicizzando sponsor. Qualcosa, vabbè. E insomma, passo molto tempo della mia giornata a ascoltare musica, mi piace molto, mi rilassa, mi carica, insomma. Che tipo di musica ti piace? Bah, tutti i generi, basta che sia bella musica, è banale dirlo. Vabbè, so, passo da rock a un po' più tranquilla, passo ma blues. Ma musica italiana? Ecco, musica italiana un po' pochina. Allora vedi che non ascolti. Un po' pochina, no, ascolto musica italiana, l'unica che ascolto è un po' datata, tipo Lucio Dalla. Di nuovi mi piacciono Cesare Cremonini, ultimo. Ne sai qualcuna? Così un po' da canticchiare, per rompere il ghiaccio. Da sai? Canticchiare. Marmellata 25. Vai. Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica. Non sono fortissimo. Vabbè, meno male che giochi a Pallanuova. Esatto. Comunque, va bene. E avanti un altro? Possiamo passare al prossimo oggetto. Questo è voto 10, mi piace un sacco. Okay. Può essere anche che te le ruberò. Sì, ma non saresti la prima. E vabbè, poi passiamo al secondo. Questo è un DVD. Balla coi lupi. Balla coi lupi. Proprio un classicone, Kevin Costner. Allora, perché una mia passione è il cinema. Posso dire essere malato di cinema. Mi guardo almeno di media un film al giorno. Ho portato questo perché alla mia età, è stato fatto nel 1990. Penso. E l'avrò guardato con mio padre, credo, 50 volte. E mi piace moltissimo e niente. L'ultimo film che hai visto che hai detto... Questo probabilmente lo riguarderò, magari non tante Tenet. Volte. Tenet, 2 settimane fa al cinema. L'ho visto anche io, difficile comprensione. Sì, però bello. Fatto bene, bello tosto. Sì, so sì. Che ci sono stati pareri contrastanti su questo film. Come sempre nei film di Nolan, perché lui è molto filosofeggiante, però mi è piaciuto molto. Voto? Beh, un bel 9 se un lo prende. Un bel 9 se lo guadagna. Sì. Ho paura. No, perché è un libro questo. Libro, quindi che ci piace... Non si direbbe, ma mi piace leggere, non si direbbe. No, perché non si direbbe? Scherzo. Perché devi così buttare giù? No, insomma, per una volta che non lo sto facendo io. Infatti t'anticipavo, capito? Comunque, Bukowski è uno dei miei preferiti, diciamo. Questo libro, che è l'unico suo, diciamo, romanzo... continuativo, perché gli altri sono tutte storielle. Sì. E mi piace molto perché parla del suo rapporto con le donne, è un chiave molto simpatico, ti fa ridere, ti fa emozionare, un po' profondo. È bello. Bello, ma te lo consiglio. Me lo consigli? Te lo presto se vuoi, live. Potresti scrivere anche tu un libro. Sarebbe veramente un dramma. Ma scrivi anche? Sì, mi piace. È vera questa cosa che scrivi? Sì. Ma ci hai pensato, non lo so, a scrivere un tuo libro? Ma scrivo per me, scrivo per terapia personale. Cioè, scrivi tutti i giorni? Quasi. Mantieni un diario? No, scrivo i miei pensieri, le mie riflessioni.
E poi ultimo, dulcis in fundo, eccolo qua. Ecco, il pennello. Guarda, il pennellone. Questo un po' me lo aspettavo. Sì, lo so. Perché su Instagram, ragazzi. È arrivata la bomba su Instagram. È successo un big bang, veramente, perché nuovo profilo Instagram dedicato. Totalmente inaspettato. Ma racconta un attimo questa idea. No. Intanto il tuo animo un po' d'artista, tu dipingi, lo spieghiamo, e spieghiamo anche come è nata questa tua passione. E poi come mai hai deciso di aprire un profilo Instagram? Allora, perché dipingo? Diciamo che nella mia famiglia c'è sempre stata questa vena artistica, perché il fratello di mia nonna era un pittore abbastanza affermato, Franco Cardinali, ha esposto in tutto il mondo, viveva a Parigi nell'epoca d'oro. Insomma, quindi questa vena già quindi c'è un po' di famiglia. DNA. Mio fratello più grande, non quello che gioca a pallanuoto, quello ancora più grande, è designer, quindi disegna scarpe. Insomma, quindi tutti in famiglia abbiamo un po' questa vena. E io, per passione, non per chissà quale idea di esporre da qualche parte, ho sempre dipinto perché mi rilassa molto, mi piace. E ho smesso per qualche anno e adesso ho ripreso. Hai trovato il tempo per te? Sì, sì. Ma poi il tempo si trova. Che cosa dipingi? Spiega un attimo a chi non ha ancora visto, ha avuto la fortuna di vedere questo profilo Instagram. Ragazzi, seguitelo tutti perché io posso dire di averlo conosciuto, non perché campione del mondo, ma perché... No, perché magari poi farò qualche quadro. Quando mancherò, allora dirà, lo conoscevo. Ma Stefano, però come sei tragico. C'è tocca ferro che tragicomico. Non lo so, dai. No, dipingo, dipende come mi sento. Ultimamente sto facendo un po' di astratto, poi magari farò qualcosa un po' meno di astratto. Vediamo come mi sento, dipende. Hai già regalato, dedicato qualche quadro? Sì, qualcuno ho regalato, qualcuno me lo sta chiedendo. Sì, i miei compagni me lo chiedono magari per arredare una parte di casa o cose così. Quindi li faccio, li regalo, mi diverto. Quindi entriamo a Casa Luongo e troviamo le pareti piene dei tuoi quadri? Sì, sì. Ce ne regalerai uno? Cioè adesso ne regalerò uno. Adesso ne voglio in uno. In una prossima puntata, e mentre ci sarà un altro qua, entro, ti regalo un quadro e me ne vado. Che egocentrico, però vuoi essere in tutte le puntate. No, hai ragione, vabbè, ho capito, fanno fare a random. Scherzo, molto molto bello. Molto molto accantoniamo. Bello. Ricorda come si chiama la pagina Instagram? Stezart, perché Stez appunto è uno dei suoi vari soprannomi, beh, lo saprete, li possiamo elencare. Stefano è il nome intero. Stefi alcuni. Stefi, non so come mai. Non so. Chi ti chiama Stefi? Qualche compagno di squadra, non so. Stefi, vabbè. Ok. Basta. No, e latta? Latta anche, sì. Latta. Lattughino, ma fortissimo. Basta, sì, basta, sono finiti, sì, sono finiti, sì, qua. Basta. In famiglia come ti chiamano? Ste. Sono molto più originale, cioè standard, diciamo. Ok, no, sai perché dicevo questo? Perché in questa seconda parte di intervista io ti devo mostrare una cosa. Non so se tu sei pronto. Però. Io ho paura. Ciao Stefano! Ciao Stefano! Ciao a tutti! Ti ricordi quando hai iniziato a giocare a pallanuoto? C'erano i tuoi fratelli che andavano al Lido e tutti e due erano in acqua. Tu, io e papà siamo andati un giorno a vederli. E c'era l'allenatore Marsili che ti ha guardato e ti ha detto: Stefano, ma quando vieni anche tu a giocare? E tu, dopo due giorni, sei entrato in acqua, hai provato e non hai più smesso da allora. Da allora. E tanti complimenti per i traguardi che hai raggiunto. E bravissimo. Ti mangiamo tanti baci e salutiamo ciao. Tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao Ste. Ciao, ciao. Bello. Te lo aspettai? Ti sono commosso? No, però mi fa piacere. Sono stati bravi, non hanno rivelato niente. No, bravissimi. Io devo ringraziarli pubblicamente perché sono stati fantastici. Tua mamma, ho parlato direttamente con lei, è super simpatica. So tutto di te praticamente. Ah sì, ti ho raccontato tutto. e subito mi ha mandato questo video. Raccontaci del tuo inizio, visto che tua mamma ha ricordato questo momento preciso. Sì, 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 è vero, perché i miei due fratelli più grandi giocavano già nella piscina Lido a Chiavari, che ora non c'è più. All'aperto era bellissima e niente, io guardavo l'allenamento e all'epoca giochicchiavo a calcio, insomma, con pochi risultati.
E l'allenatore mi ha detto: perché non provi? Buttati in acqua. Io mi sono buttato in acqua e non sono mai più uscito. Quindi il tuo inizio è stato grazie anche ai tuoi fratelli, giusto? Assolutamente sì. I tuoi fratelli, uno dei tuoi fratelli gioca ancora, giusto? Michele, sì. Okay? Perché tu pensi che io mi sia fermata qui? Sì, ma ci avrei No, non giurato. mi sono fermata qui. Ho un altro messaggio per te. Sì, tipo caramba, che sorpresa. Ciao Stezza, buonasera a tutti. So che stai facendo un'intervista per Gaia. Lei mi ha chiesto di raccontare un aneddoto, di salutarti. Inizialmente vorrei dirti tre cose. La prima, che ti faccio tanti complimenti per il tuo percorso pallanuotistico che stai facendo, per la tua carriera. Sei un campione, questo ti va dato atto, perché sei un ragazzo che ha sempre dimostrato il suo valore. La seconda, che però tutte quei doti pallanuotistiche lei ha preso da me, quindi devi essere riconoscente e grato per i segreti che ti ho trasmesso, anche se sono contento che averli trasmesso a te, che sei mio fratello. Scherzi a parte, la terza cosa che ti vogliamo dire, che ti vogliamo tanto bene, anche se le occasioni di vederci sono poche e di sentirci, però siamo sempre vicini, ti seguiamo e ti vogliamo tanto bene sempre. Vero? Saluta te. Saluta. Mandami i bacini. Ti salutano i bambini, ti saluta Raffaella che sta facendo il dito. E niente, se li vuoi raccontare un aneddoto a Gaia, raccontali la puntata di controfuga che abbiamo fatto quando giocavamo insieme all'Acqua Chiara, io No. e te, insieme ad Amauris Perez, che sicuramente te la ricorderai benissimo e gli farei fare una risata. Niente, che dire, speriamo che questo brutto periodo passi velocemente, che si torni il prima possibile alla normalità, e così rivederci presto. E niente, ti mandiamo un bacione, ti vogliamo bene, e saluta tutti, Che salutate, bello. ciao a tutti, un bacione. Bello questo. Allora, Mi è piaciuto, mi è piaciuto. stai sudando, Sì, mi Steve. vado a sudare. Che Beh, lo dire? salutiamo intanto, Sì, li che è stato salutiamo, super gentile ricambio e io ho tutto. detto, secondo me potrebbe commuoversi perché mi stavo per commuovere io. Vabbè che io non sono un testo molto attendibile, No, però, perché mi commuovo sempre, però è stato no, no. No, no, veramente sono carino. bravissimi tutti. Ed è vero, li vedo pochissimo, pochissimo durante l'anno purtroppo e vorrei vederli molto di più. Cerchiamo di vederci quanto è possibile. Però tu stai un po' schivando la provocazione che ti ha lanciato tuo fratello. Madonna, che Cos'è ridere. Ma successo? no, perché praticamente, sai quelle puntate di controfuga dove erano, no? E praticamente c'era una puntata in cui era invitato a Mauris Perez. E noi avevamo finito l'allenamento, poi dovevamo andare a pranzo e poi a Mauris andava la puntata. Solo che siamo andati a pranzo, io, mio fratello e a Mauris. Siamo andati a pranzo, era un periodo di festa, dovevamo festeggiare una vittoria importante nel derby. Allora abbiamo bevuto qualche bicchiere di vino, niente di eclatante, qualche bicchiere di Ci può vino per stare. festeggiare. Allora siamo andati poi a Mauris Perez, ho detto: vabbè, controfuga non ci vado solo io, venite anche voi. Allora praticamente controfuga era tutto lì con la scaletta, hanno dovuto aggiungere due posti in più e abbiamo fatto veramente metà puntata. Che poi il povero malcapitato Gianluca Leo ci faceva delle domande e a noi c'era presa la ridarella, ridevamo come dei pazzi. Questo non riusciva a farci le domande e a Mauris, io e mio fratello ridevamo in Sei continuazione. sicuro che erano solo un paio di bicchieri di Sì, vino, eh? 2 o 3 bicchieri di vino, ma che ridere. Però c'ho ancora i video, Vabbè, forte. ce li Sì, manderai così va bene. rideremo anche noi. Ma Ancora? scusami, non manca una persona qui all'appello, secondo te? Sì, manca. Chi manca? Mio fratello? Luca. Luca, il Scusa, non designer. vuoi che. Questa è veramente una carambata, una puntata. Ciao Ste, il mio ricordo risale nel lontano 2006 quando abbiamo giocato insieme tutti e tre i fratelli al torneo di Zoaghi. E qua ho le prove. Un abbraccio, a presto, ci vediamo. Forte. Avete giocato Tanto lo tutti saluto. insieme? Sì, abbiamo fatto un torneo di beach water polo a Zoagli, quando ancora si facevano. E abbiamo giocato tutti e tre fratelli per la prima volta. E
ed è stato un grandissimo disastro. No, perché era tutto così in compagnia, cioè abbiamo buttato molto più sul ridere che sulla cosa, però ci siamo divertiti molto perché eravamo in 5 a giocare, su 5 3 eravamo noi, e quindi quando te la passavi, te fratelli, bello, bello. Sono riuscita a stupirti, quindi. Incredibilmente sì, però Vedi? mi dovevi dire che era una puntata di Caramba o di No, invece così spontaneo ricordi. è più, tutto più bello, no? Dunque, loro hanno lanciato un messaggio a te. E ora è il tuo turno, però, perché sicuramente staranno guardando questa puntata e devi lanciare un messaggio a loro. Allora, il messaggio loro, detto così, è molto semplice. Io spero di riuscire, visto che con gli impegni che ha mio fratello Michele, che è via, che mio fratello Luca anche, e io che spesso durante le vacanze di Natale vado in nazionale, è un augurio di poterci vedere, fare una cena e fare dei giorni, a stare tutti insieme, sperando che questo possa accadere, perché alla fine o io sono via o Michele è via e quindi non riusciamo mai a beccarci tutti insieme. L'augurio è questo, di trovarci tutti insieme sotto lo stesso tetto per qualche giorno. Direi che è un augurio bellissimo. Io li ringrazio per avermi aiutata in questa sorpresa e Grazie anche ringrazio io. chiaramente Ringrazio. te per esserti Grazie raccontato e ti lascio andare così puoi a te. Grazie, riposarti, posso guarda, andare? e poi sei pronto Hai per il tuo fatto velocissimo. allenamento. Va bene, grazie Grazie. mille. Noi ci vediamo alla prossima puntata, eh. Ci sono tante, tante altre sorprese. Ciao!